Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale in anteprima quello che è il nuovo drone di casa Fimi 249 grammi, cioè il Fimi X8 Mini V2, quindi una versione aggiornata di quello che è stato comunque un drone molto apprezzato per un prezzo sicuramente molto accessibile, per delle caratteristiche sicuramente davvero interessanti. Qua sul canale io ho portato vari video dedicati al Fimi X8 Mini, perché comunque sicuramente aveva tante cose positive nella sua fascia di prezzo, e adesso Fimi, come ci ha abituato anche con la versione X8, cioè quella del suo fratello maggiore, ad aggiornare quello che era la versione precedente senza stravolgerlo, senza comunque andare a modificare totalmente il drone, ma andando solo a risolvere quali che erano magari dei problemi o comunque delle anomalie della versione precedente. Quindi in questa versione V2 Fimi cosa ha fatto? È andata a migliorare quei difetti che c'erano appunto sulla prima versione del Fimi X8 Mini. Quindi andiamo con ordine e vediamo quali sono questi miglioramenti che ha introdotto Fimi per questa nuova versione V2. Allora partiamo dal campo visivo, che passa da 80 a 81 gradi, quindi questo miglioramento praticamente minimo, quasi inesistente. Il sensore che passa da 1 su 2.6 pollici a 1 su 2.5 pollici, quindi abbiamo un miglioramento anche per quanto riguarda il sensore, anche se niente di stravolgente. C'è un miglioramento anche nel gimbal, che è stato ottimizzato. Questi diciamo sono i miglioramenti un po' più easy, quelli diciamo meno drastici, ma comunque dei miglioramenti. Poi invece passiamo a quelli che sono dei miglioramenti sicuramente più importanti, che sono la trasmissione, perché viene introdotto RockLink di terza generazione, quindi questo sistema proprietario di trasmissione di casa Fimi, che passa dalla versione 2 alla versione 3 per questo Fimi X8 Mini V2. Quindi abbiamo un incremento del range di distanza, che adesso passa da 8 km a 9 km, ovviamente questo calcolo è fatto sempre in FCC, e anche il ritorno video passa da 200 millisecondi a 150 millisecondi per quanto riguarda appunto la reattività del ritorno video. Poi passiamo alle batterie. Anche qua Fimi mantiene la stessa filosofia precedente, viene venduto con due tipi di batterie, una che lo fa rientrare nei 249 grammi, mentre l'altra che lo fa diventare di 266 grammi. Ma a differenza della versione precedente, dove la batteria che era una batteria maggiore di peso, quindi faceva aumentare il drone di peso, lo faceva uscire dai 249 grammi, era una batteria che però non ci dava più minuti di volo, anzi paradossalmente ci dava addirittura un minuto in meno di volo rispetto alla batteria Pro, che lo faceva rientrare nei 249 grammi. Qua adesso la situazione cambia, diventa una situazione più logica. Cosa vuol dire? Che adesso il drone con la batteria che gli permette di stare sotto ai 250 grammi, quindi un drone 249 grammi, una batteria che ci darà 31 minuti di volo, mentre se volessimo la versione con la batteria maggiorata, quindi non ci interessa che il drone pesi più di 249 grammi, perché comunque abbiamo il patentino A1 A3 per poterlo pilotare, e dobbiamo volare in situazioni dove non ci interessa che il drone sia 249 grammi, potremo utilizzare questa batteria alternativa che ci dà addirittura 37 minuti di volo, quindi 6 minuti in più rispetto alla versione alleggerita, quindi per la versione 249 grammi. Poi passiamo a un altro miglioramento che è davvero importante, soprattutto per i droni moderni, che è la connessione GPS. Cosa vuol dire? Che il drone, come sapete, si connette a più sistemi satellitari per andare a ottimizzare il ritorno a casa, l'overing, i voli automatici, e come succede per DJI, più sistemi satellitari abbiamo disponibili, più tutto questo sarà facile da ottenere. Soprattutto anche il numero di satelliti che potremo andare ad agganciare è maggiore, perché in certe situazioni o in certe posizioni il drone magari aggancia determinate tipologie di satelliti e non altre. Quindi se abbiamo un limite di utilizzo, solo magari GPS GLONASS, non abbiamo Galileo, non abbiamo il Beidou, potremmo avere magari un limite di satelliti basso, mentre qua adesso questo non dovrebbe più succedere, perché addirittura abbiamo la possibilità di agganciare 4 sistemi satellitari, quindi avremo il GPS, il GLONASS, il Galileo e il Beidou.
quindi abbiamo davvero una gamma completa di possibilità di aggancio di satellite, e questo è sicuramente importante perché comunque il FIMI aveva un po' di problematiche nell'agganciare velocemente i satelliti, soprattutto se magari non eravamo in zone completamente di campo aperto, magari c'erano delle piante o degli edifici, mentre adesso tutto questo dovrebbe risolversi con un aggancio di sistemi satellitari così ampio. E poi abbiamo degli altri miglioramenti, li abbiamo nell'Active Track, dove viene introdotto un nuovo sistema di Active Track, perché comunque nella versione precedente non era niente di diciamo sbalorditivo, il soggetto si perdeva abbastanza facilmente se eravamo con la bicicletta, a piedi no, a piedi andava tutto bene, ma con la bici già diventava un pochino critico, mentre adesso abbiamo un nuovo sistema di Active Track. E poi abbiamo anche la possibilità di creare dei mini video automatici, un po' come ci fa fare anche DJI, quindi abbiamo anche questa possibilità chiamata One Tap Video, dove veramente con un click creiamo dei mini video da condividere subito sulle nostre piattaforme social. Ed infine poi abbiamo tutti i vari voli automatici che rimangono più o meno gli stessi, ma diciamo fatti in maniera migliore, perché abbiamo comunque un miglioramento nel gimbal, un miglioramento in quello che è l'hardware del drone, un miglioramento in quello che è la fotocamera, e soprattutto come abbiamo detto prima, anche questa possibilità di avere tutti questi satelliti che gli danno sicuramente un volo più preciso in questi voli automatici. Quindi ragazzi, avete visto quanti miglioramenti ci sono stati in questa versione V2, ma soprattutto la parte importante oltre a tutti questi miglioramenti è il prezzo. Perché? Perché il drone è in vendita da oggi fino al 14 di aprile, quindi per 4 giorni, ad un'offerta incredibile. È un'offerta lancio, è una promozione lancio che fa FIMI, perché il suo prezzo futuro sarà di $359 a prezzo pieno, mentre adesso è in offerta a $299 per 4 giorni, e in più con il coupon sconto che vi lascio qua sotto in descrizione insieme al link per poterlo acquistare, scendiamo addirittura a $249. Sì, avete capito bene, $249 per un drone, ragazzi, che ha comunque caratteristiche, qualità video, prestazioni, sicurezza di volo davvero impressionanti. Quindi un'offerta lancio secondo me pazzesca per questo FIMI X8 V2, dove, come abbiamo detto, il drone esteticamente rimane lo stesso, il radiocomando esteticamente rimane lo stesso, ma vanno a migliorare quei componenti che hanno dato dei problemi o che comunque non erano all'altezza o che non erano performanti nella prima versione. E FIMI, con questa filosofia comunque di mantenere parte del drone precedente, quindi non andare a rifare tutto da capo, che sia la scocca, che siano i braccetti, che siano le eliche, che siano il radiocomando, riesce comunque così a darci un prezzo d'acquisto secondo me davvero pazzesco, perlomeno adesso che è in offerta, questa offerta di 4 giorni. Quindi a partire da oggi, ragazzi, se dovete acquistarlo, decidetevi ed acquistatelo adesso, perché €249 secondo me è un prezzo assurdo. Quindi spero di aver fatto contenti tutti quelli che magari aspettavano un drone 249 grammi low cost, che non volevano spendere cifre assurde come magari per un DJI. Qua invece abbiamo un prodotto che rimane sì un prodotto low cost, ma non il low cost è quello diciamo peciotto cinese, ma un prodotto che rimane molto discreto e che ha molte caratteristiche che lo rendono un drone accessibile a tutti e sicuro per tutti, per quanto riguarda sia le funzioni di volo, semplicità di volo e sicurezza di volo. Quindi se questo mio video in cui ho portato questa novità di questo nuovo drone di casa FIMI, il FIMI X8 Mini V2, vi è piaciuto e l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale, anche di questo FIMI X8 Mini, oltre che qua in descrizione lo troverete anche sul canale Telegram Offerte con i suoi coupon sconto dedicati. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o novità. Ciao e al prossimo video.